certe cose non cambiano mai qua su Stamboy Guys. Ma io so che la sfortuna dei bei vecchi tempi mi perseguita anche oggi. Benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Carly e questo ovviamente è Cimmia. Oggi ci siamo invertiti i ruoli. Questo è un grandissimo momento, perché dopo più di un anno ho deciso di tornare su Stumble Guys, perché voci di corridoio mi hanno detto che c'è un aggiornamento che riguarda SpongeBob. E chi mi conosce bene sa che sono una grandissima fan di SpongeBob. So tutti gli episodi a memoria, compresi anche i titoli. Quindi quale momento migliore di questo per entrare su Stumble Guys? Sono cambiate tantissime, tantissime cose. È tutto diverso. Siccome mi conoscete, sono una bambina nutellina. Vorrei subito vedere se ci sono delle skin leggendarie come i bei vecchi tempi e magari shoppare un pochettino. L'ultima volta ho lasciato 1754 Stumble Coin, però ci sono varie offerte. Questa credo che sia una skin leggendaria e tra l'altro è una svendita totale questa, costerebbe 130 euro. Ok, però comunque è già qualcosa, abbiamo una skin leggendaria con cui iniziare il video oggi, quindi perché non acquistare proprio questa? Acquisto completato, vediamo che cosa ho acquistato. Sembra bellissima questa. Una valanga di gemme. Non ricordo neanche a cosa servissero tutte queste robe. E ho 20.000 gemme addirittura. Fammi subito vedere la skin nuova. Vediamo cosa ci siamo persi in tutto questo tempo. Hanno aggiunto anche le skin mitiche. Addirittura Mr. Beast. No vabbè, ma guarda quanta roba che hanno aggiunto. Oh mio Dio, sono cambiate tantissime cose. L'olandese volante, bellissimo, lo amo. Squiddy. C'è lo Squiddy magnifico con la faccia tutta quanta. No, ma quante cose sono cambiate, ragazzi, dai tempi. Dai tempi d'oro. Beh, è il momento perfetto per iniziare con una nuovissima skin mitica. O forse c'erano già e sono io che mi sto intrippando. Sapete che ho un enorme dubbio. Che sono cambiate così tante cose. Dai, voglio provare a fare una partita con la nuova skin. E poi andiamo un po' a shoppare alla ruota. Voglio vedere cosa troviamo. Che cos'è Inciampo a Bikini Bottom? No vabbè, voglio provarla assolutamente. Una mappa a tema Bikini Bottom? State scherzando? Ragazzi, questo è il giorno più bello della mia vita. Coraggio Cimmia, ho bisogno di te in questo momento. Ce la possiamo fare, insieme, unite. Devo mettermi nella posizione di tryhard. Bellissima! Dove si va? Da che parte si va? Di qua? Giù nello scivolo, giù, 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 scendi! Scendi, 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 scendi! Non permettere ai miei bimbi tryhardini di superarci, forza Cimmia! Aia, 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 lo sapevo, lo sapevo. È vero che c'erano anche i pugni, i calci. Coraggio! Cosa servono ste bolle? Mamma, aiuto! Ok, sono confusissima in questo momento, ma questa mappa è fighissima! Non vi aspettate che vinca, ragazzi. Ah, che fortuna, che fortuna, che fortuna, stavo per cadere per sempre negli inferi. Ok, coraggio, 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 su, e di nuovo bolla, su. Ah! Sono caduta giù negli inferi. No, ma ragazzi, sta mappa è meravigliosa, cioè. Ma di cosa stiamo parlando? Le conchiglie addirittura ti tirano in aria. Ok, io direi di passare per di qua. Mi sembra il percorso più safe in questo momento. Quanti ostacoli! Sicuro mi prende, sicuro mi prende. No, sì, sì, sì. Mi hanno chiusa in un hot dog. Forza, Carly, forza! Che schiappa, che schiappa, che schiappa, ragazzi. Come i bei vecchi tempi. Non è cambiato niente. Certe cose non cambiano mai. Però ci stiamo qualificando. Ma chi sono? Ma chi sono? Chissà, magari rispetto ai tempi sono pure migliorata. Involontariamente. Sono fierissima della mia nuova skin fuocherello. Che è questa roba? Il chat bucket! Che dobbiamo fare? Sembra terribile. Infetto. Ragazzi, aiuto. Aiuto. Che dobbiamo fare in questa mappa? Ah! No, non dovevo farmi infettare, forse? Mi sento confusa, ma al tempo stesso sono fierissima che Stumble Guys abbia preso sotto la sua ala SpongeBob. Che scelta meravigliosa! Sono curiosa di vedere anche le altre mappe. Proviamo tipo questa. Mamma mia, che noob rispetto ai tempi. Già ai tempi ero nabissima, ma ora... ancora peggio. E via. Di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Ok, in questo ero brava. No, non è vero, facevo schifo anche in questa. Però possiamo dare i pugni. Ah, dai, dai, fammi saltare. Uno, due. Perché non posso più andare in avanti? Ah! Mi ha preso il laser. Terribile, terribile questa. Ho fatto schifo. Scusate, voglio un'altra possibilità. Vi prego, vi prego. So che posso fare di meglio. No, vabbè, guarda.
guarda lo SpongeBob disegnato! Lo scarabocchio! Ho adorato quella puntata. Le conosco tutte, almeno quelle vecchie. Non so se ce ne fossero di nuove. Questo non ve lo so dire, ma tutte quelle che passavano puntualmente su Nickelodeon, io le guardavo. Fammi passare! Fammi passare! Meno male, meno male. E in più dobbiamo anche saltare i laser. Ma cosa sono tutte queste spatole? Ragazzi, la confusione nei miei occhi. Non mi spatolate! Lasciatevi! Salto! Meno male, meno male. Manca solo una persona da far eliminare. Forza! Non voglio essere io. Coraggio, siate voi. Fatevi avanti. Sì! Vedete, ve l'avevo detto che avrei fatto di meglio. Mr. Crab! Ma sono adorabili tutte queste skin. Ci sono un botto di reference ai vari episodi di SpongeBob. Ah, sono tre partite laser. Ok. Non mi dispiace questa cosa. Ve lo dico molto francamente, le partite laser mi piacevano tanto e odiavo tantissimo quelle della neve. Quelle della neve erano orrende. Salto! Salto! Ok, ce l'abbiamo. Su di qua. E qui. Coraggio, coraggio. Mancano solo tre persone. Signori, non siate timidi! Come ho fatto a qualificarmi? Come? Siamo certi che mi sia qualificata? Sì! Ma in che modo? Sono in finale! Non so come, ma sono in finale! Ho toccato il laser! Ok, ok, ci siamo, ci siamo. Veniamo a noi. Ok, questo è easy. Ho provato a dare un pugno a qualcuno. Ecco, subito me ne sono pentita. Ai, 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 ai! Mi sto facendo dei potenziali nemici qua dentro. Non vorrei dire, ma... ci provo sempre a tirare un pugno a qualcuno. Guarda che mi voleva spatolare! Maledetta primavera! No, 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 no! Sono morta. Ma non c'è male. Non c'è male. Potevo andarci peggio. Potevo morire subito al primo round come prima. No, ma ragazzi, voglio anch'io la skin di SpongeBob. Dove si trova? Al negozio sicuramente ci sarà una sezione solo per SpongeBob. Pacchetto Goofy Goober! Sono Goofy Goober, sì. No, ma che bello, che bello. Possiamo shoppare i panini. Scatola dei primi di SpongeBob. No, vabbè. Shoppiamo subito. Cosa ho ricevuto? Una skin leggendaria? Ah no, ok, ok, scusate. Pensavo fosse una skin leggendaria. Ah, ok, forse sono di punti per arrivare ad ottenere la skin leggendaria di SpongeBob. Ok, così forse ha molto più senso. Beh, ho tantissime gemme, quindi sfruttiamo questa offerta. Ma guardate quante robe che hanno aggiunto. Le scatole in ciampo. Abbiamo la possibilità, come sempre, di ottenere per 90 gemme una skin raro superiore. Vediamo se riesco a prendere qualcosa di nuovo che c'è. Certe cose non cambiano mai qua su Stumble Guys. Ma io so che la sfortuna dei bei vecchi tempi mi perseguita anche oggi. Ovviamente, ovviamente, il doppione non poteva che essere altrimenti. Ricordo tutte le volte che ho sudato per avere una skin che ancora non avevo. Facciamo 5 giri. Quante volte e quanta sfortuna che ho sempre avuto. Incredibile, incredibile. Sono perseguitata da queste skin. Anche lui ce l'avevo, lui me lo ricordo. Ragazzi, ovviamente una sfortuna enorme, tutte doppioni. Voglio solo un attimo provare a shoppare qualcosa di SpongeBob, perché ho visto che con i panini si poteva fare. Ecco, proviamo a spenderne 40 per ruotare la ruota di SpongeBob. Sono curiosa. Ti prego. Ah, questa. C'è questa per forza, quindi. No, ma che bella che è! Bellissima, SpongeBob robottino! Ma è adorabile! Finalmente! Spendi 100 Krabby Patty? Ah, dobbiamo spendere addirittura 100 panini! Vediamo se posso shopparne degli altri qua in fondo. Sì, posso prendere un altro. Proviamo a far girare la ruota di Bikini Bottom, a vedere cosa ci viene fuori. Si moltiplicano i punti, mi sembra di aver capito. Ah no, ok, si aggiungono così. Ok, dobbiamo arrivare a 110 panini. Quindi immagino che poi si sblocchi una skin super rara e mitica. La voglio assolutamente. E questo? No vabbè ragazzi, dobbiamo fare almeno un giro anche di questo. Queste non ne ho neanche una. Quindi qualsiasi skin va bene. E sono tutte leggendarie. Oh, ma che bellina questa. Ma come? Ma come? Letteralmente l'ho presa un giro fa questa. La stessa skin. Ok, questa ancora non ce l'ho. Abbiamo messo gli ultimi 3 giri. Bene, 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 il nostro inventario di Stumble Guys si sta riempiendo. E voglio anche farvi vedere adesso tutte le skin che ho fino ad ora. Che magari, non so, quelle vecchie qualcuna l'hanno tolta, non lo so. Nel dubbio ve le faccio vedere. Allora, vabbè, quelle comuni e non comuni non credo che siano troppo rilevanti. Andiamo a vedere quelle epiche. Beh, penso di averle quasi tutte, almeno quelle di un anno fa direi che le ho tutte.
Avevo sudato tantissimo per prenderle. E infatti queste sono tutte nuove di adesso. Leggendaria, guarda che bella questa di SpongeBob. Che meraviglia. C'è anche... E ci sono anche i puffi. Mr. Crab, adorabile. E tra quelle mitiche rimangono solo queste qua da prendere, che non sono poche, in realtà sono tantissime. C'è anche l'altra versione del draghetto che ho sudato tanto per prendere. E poi ci sono queste che sembrano ultra mitiche. Oh mio Dio, ci sarà tantissimo da lavorare per prenderle queste. Ragazzi, vi raccomando, lasciate un bel mi piace se volete un secondo episodio su Stumble Guys, dove proviamo a prendere tutte le skin mitiche e leggendarie che ci rimangono. Da Carly e da Cimmy è tutto, e noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!